Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli sedutosi li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e postala nel mezzo gli dicono: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono, uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora, Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più». Parola del Signore. Nelle prime domeniche di Quaresima la liturgia ci parlava di conversione, di penitenza, di purificazione del nostro cuore, della nostra coscienza, e ci invitava alla lotta personale, interiore, contro ciò che ci allontana da Dio, contro il peccato. Ci invitava all'esercizio delle opere penitenziali, il digiuno, la contrizione, le opere di penitenza, cioè metteva l'accento su quello che dobbiamo fare noi nella preparazione alla Pasqua. Per partecipare al mistero pasquale del Signore dovevamo mettere mano noi a iniziative nostre laboriose, parlare di mortificazione, parlare di esercizio. Ricordate anche paragoni usati da San Paolo, coloro che devono lottare non danno pugni all'aria ma mirano al bersaglio e non si lasciano prendere dalla sorpresa del nemico. Quindi l'attenzione, l'impegno. Ebbene, dicevo, la liturgia metteva l'accento sulle iniziative nostre, quello che noi dobbiamo fare. Invece in queste domeniche ultime della Quaresima, domenica prossima la Domenica delle Palme, e la Quaresima finisce con il Giovedì Santo, anzi il Mercoledì Santo, e poi lascia posto alla Pasqua vera e propria nel Triduo Pasquale, il Giovedì Santo, il Venerdì, il Sabato nella Veglia Pasquale e poi la Pasqua. Ebbene, in questi ultimi giorni della Quaresima, in queste ultime domeniche, già domenica scorsa sentivamo, la liturgia mette l'accento soprattutto sulla iniziativa di Dio, non tanto quello che dobbiamo fare noi, quanto quello che Dio fa per noi peccatori, per noi che stiamo lottando per essere fedeli a Lui, per noi che stiamo, possiamo dirlo, annaspando nelle nostre, nell'impegno nostro di vita cristiana. Ebbene, che cosa fa il Signore per noi? Domenica scorsa meditavamo quella stupenda parabola,
una delle pagine più commoventi del Vangelo, la parabola del figlio al prodigo, o meglio, del padre misericordioso. E ci siamo commossi davanti a quel padre che non smette di attendere il figlio, quel padre che non inveisce contro il figlio, questo figlio così ribelle, per dire una parola eufemistica in fondo, perché era un po' peggio che un semplice ribelle. Ebbene, il padre che non inveisce, non lo minaccia, non gli dirà ci vedremo, non so come faremo noi magari, no? Siamo tentati a fare delle minacce o a dare delle prospettive di rivincita su questo gesto così antipatico e così brutto del figlio che sbatte la porta in faccia a suo padre e se ne va. E soprattutto quando abbiamo visto questo padre che, scorgendo da lontano suo figlio, gli va incontro, lo abbraccia, lo stringe, lo bacia, lo ripulisce, lo rimette nella sua dignità di figlio. È la misericordia del padre. Ebbene, oggi la liturgia ci ripropone ancora questo tema, la misericordia. Ma la misericordia del figlio. Domenica scorsa era la misericordia del Padre, che è ricco di misericordia verso le sue creature. Oggi è la misericordia di Cristo, di Gesù. Non è più una parabola adesso, è proprio un fatto vero, vissuto. È Cristo il protagonista di questo episodio. E non è, ripeto, una parabola, ma è tutta la vita di Cristo in fondo, che è riassunta, che è emblematicamente riproposta in questo episodio. Abbiamo sentito che i farisei, per metterlo alla prova, immaginatevi, fratelli miei, se l'astuzia umana può mettere con le spalle al muro la misericordia di Dio. Perché hanno portato lì a Gesù una donna sorpresa in adulterio e gli sono tutti addosso, l'hanno trascinata lì davanti a Gesù, svergognandola con tutti gli occhi accusatori su di lei, e provocano il Signore: tu sai, maestro, che Mosè ci ha detto che donne come questa meritano di essere lapidate, tu che ne dici? E quanto siamo ridicoli, fratelli miei. Ebbene, Gesù che tace, si china per terra, comincia a scrivere. E questi che insistono, è l'atteggiamento che abbiamo tante volte noi, fratelli miei, dentro di noi tutti più o meno abbiamo un tribunale permanente dove facciamo sfilare le persone. E spesso siamo così rigorosi nel giudizio e così impietosi nella condanna. E Gesù, ecco, è commovente come lui si comporta: non guarda la donna, guarda gli accusatori, perché Dio non vuole umiliare. Alcuni commentatori dicono che Gesù si è chinato per terra e cominciava a scrivere, e pensano che scrivesse i nomi degli accusatori. Tanto è vero che quando poi si rialza, provocato ancora dalla loro insistenza, dice: chi di voi è senza peccato incominci per primo a scagliare la pietra contro di lei. E si piega di nuovo e ricomincia a scrivere. E grande sorpresa in tutti quanti. E siccome avevano fatto l'esperienza altre volte, nella quale Gesù, conoscendo i loro pensieri, conoscendo la loro coscienza, smascherava il loro inganno, hanno pensato che non era rischioso star lì davanti al Maestro, perché quel rabbi di Galilea era capace anche di cominciare a dire di ciascuno le malefatte. E certi commentatori pensano che scrivesse il nome di questi accusatori, quasi un elenco,
e presi dal panico hanno creduto bene di andarsene, uno per uno, cominciando dai più vecchi, dice il Vangelo. Vedete, Dio non umilia mai. Gesù non ha guardato quella donna che veniva colpita in maniera così impietosa dai suoi accusatori. E mi viene in mente un gesto di Dio. Ricordate le prime pagine della Bibbia, quando l'uomo si ribella a Dio, il figlio al prodigo, quel figlio che ha sbattuto le porte di casa e se n'è andato perché non sopportava suo padre, perché non aveva capito nulla, perché la casa gli era stretta. Non è forse quell'Adamo nell'Eden? Gli appariva stretto l'Eden, eppure di tutto questo giardino voi potete mangiare, tranne dell'albero della scienza del bene e del male, cioè hai solo da riconoscere la tua identità di creatura, che sei vincolato a Dio, il tuo Signore, il tuo Creatore. E questa vincolazione gli sembrava un cappio al collo, e l'uomo non ha tollerato di essere creatura. E l'uomo non ha sopportato di avere Dio sopra di sé e ha preteso di celebrare la sua libertà andandosene, rifiutando Dio. E abbiamo detto domenica scorsa come quando ci allontaniamo dalla casa paterna, quando abbandoniamo il Signore, non c'è scampo, fratelli miei, la sorte è la miseria morale e la miseria anche materiale, perché tutto il male che c'è nel mondo è entrato per questa pazzia dell'uomo di voler far senza di Dio. Ebbene, quell'Adamo ribelle che ha rifiutato di dipendere da Dio perché credeva in questo modo di affermare la propria autonomia, la propria libertà, si ritrova nudo, svergognato, deve nascondersi. E Dio va in cerca dell'uomo e lo chiama: Adamo, dove sei? E Adamo, coperto solo di vergogna e solo di miseria, e il Signore non lo umilia. E c'è quel gesto, un gesto quasi materno. Dio ha pietà della sua creatura. La vede nuda, non tanto nuda fisicamente quanto nuda di tutti i doni che aveva ricevuto, nuda della sua dignità di figlio di Dio che aveva buttato via. E dice la Bibbia, fece un vestito ad Adamo e lo coprì. Quasi il gesto materno di Dio che volle coprire la vergogna della sua creatura. Non la umilia, Dio non umilia mai, fratelli miei, non umilia mai. E qui vediamo Gesù che difende questa donna, quasi la copre lei, lui la copre con la sua misericordia dagli occhi di giudici spietati e la difende. È Dio che difende l'uomo e lo difende dal nemico più accanito che l'uomo ha, ed è se stesso. Perché noi siamo i nemici più pericolosi, più temibili di noi stessi. E Dio difende la sua creatura e la difende da se stessa, difende l'uomo dall'uomo. E quando tutti se ne sono andati, ecco allora che guarda la donna, Gesù si alza e guarda quella donna, ma non è più lo sguardo che umilia, è lo sguardo che perdona. Perché, fratelli miei, Dio è l'unico, è Lui solo capace di distinguere il male dalla persona che lo compie. Noi non siamo capaci di far questo. Noi facciamo un tutt'uno tra il male e il peccatore, il male e la persona che lo compie, per noi è un tutt'uno, siamo spietati. Dio, solo Lui, sa distinguere il male e lo condanna, perché il male ripugna a Dio, perché il male è qualcosa che è incompatibile con la sua natura, con la sua santità. Dio distingue il male e nella sua assoluta giustizia lo respinge, ma lo distingue
da colui che lo fa, che è creatura sua e che gli riscatta, redime, perdona, recupera. Donna, dove sono? Non ti ha condannato nessuno? Nessuno, Signore, non perché non volessero condannarla, l'hanno trascinata lì per questo, per vederla condannata, con le pietre in mano. Neanch'io ti condanno, va e non peccare più, vedete. Dio e Gesù rifiutano il male, ma salvano la creatura. Oggi, una volta era chiamata la Domenica di Passione, la Chiesa velava le immagini nelle chiese, velava il crocefisso, quasi per esprimere il lutto della Chiesa che ha perduto il suo amore, il suo sposo. E lo rivelava, lo fa ancora, il Venerdì Santo, lo scopre adagio adagio. Vi ricordate quella funzione del Venerdì Santo dove il sacerdote ci presenta il Cristo velato, il crocefisso nascosto, ma che va scoprendolo poco a poco, quasi per invitarci a scoprire poco a poco la misericordia di Dio, la salvezza che viene da Cristo immolato per noi. Ebbene, quel crocefisso, fratelli miei, è l'immagine della misericordia di Dio e della giustizia di Dio. Davanti a quel crocefisso ognuno di noi deve dire: giustizia è fatta, perché Dio ha pagato il nostro male, ha pagato il nostro peccato con la morte stessa di Gesù. Dio rifiuta il male, non passa sopra. Noi, guardando questo episodio del Vangelo, ci sembra, siamo tentati di pensare che Gesù passasse sopra al male che aveva fatto quella donna. Quasi finge, no, Dio non finge mai, il male è male e non lo chiama con altri nomi, ma lo distingue dalla persona che l'ha fatto e vuole recuperare la sua creatura. Ebbene, il male è male e lo ha fatto pagare a Cristo sulla croce, quel crocefisso, fratelli miei, giustizia è fatta, ma anche misericordia è fatta. Perché quel crocefisso è la misericordia del Padre, che è diventata misericordia visibile in Cristo crocefisso. E allora, in questi giorni, noi alimenteremo questa devozione al crocefisso. Forse lo avete nelle vostre case, appeso da qualche parte. Andate a rivedere dove, forse non vi ricordate neanche dove l'avete appeso nelle vostre case, perché non avete l'abitudine di guardarlo. Ebbene, in questi giorni andate a ripescarlo, andate a vederlo, abbiatelo non solo davanti agli occhi, ma portate il crocefisso dentro di voi. È quell'immagine della misericordia di Dio, quell'immagine che Dio è aperto in maniera assoluta e piena alla nostra miseria. Quando tutti gli accusatori se ne sono andati via, uno a uno, è rimasto, dice il Vangelo, Gesù solo con la donna. È la miseria umana e la misericordia di Dio, questo incontro commovente. La miseria umana, quella donna adultera, e la misericordia di Dio, Gesù. È un incontro commovente, fratelli miei. Noi non dobbiamo aver paura di Dio. Non dovete mai aver paura di Dio. Qualunque cosa abbiate fatto nella vostra vita, qualunque male abbiate compiuto nella vostra vita, non dovete mai aver paura di Dio. Fossero i peccati nostri come una montagna enorme che ci schiaccia, Dio non ci umilia. È l'incontro personale nostro con la sua misericordia, è l'incontro più bello che possiamo avere nella nostra esistenza terrena. Non abbiate mai paura di Dio, portatevi il Cristo crocefisso negli occhi e nel cuore. È l'immagine di questa misericordia commovente. È la strada, Gesù crocefisso, è la strada della misericordia di Dio, ma è anche la strada della nostra pace e della nostra salvezza.